vivere. Seconda cosa, purtroppo, anzi no, per fortuna siamo nella società del gossip. La società occidentale è tale perché c'è il gossip. E dunque il gossip, vive il gossip, c'è anche il gossip. Dove esiste il gossip esiste pure la civiltà occidentale, per fortuna la circolazione di notizie frivole ma nello stesso tempo importanti perché rappresentano i VIP. Leggo da qualche giorno di nuovo in auge la vicenda Totti Ilari Blasi. Ora tradimenti, controtradimenti, quello che ha tradito quello, quell'altro che dice meno male che si è scoperta questa cosa. Allora, la tristezza mi assale, lo sai perché mi assale la tristezza? Perché rimproverarsi chi ha tradito per primo. Rimproverarsi chi ha tradito per primo, al netto degli avvocati e dell'esibizionismo che tutti abbiamo. E quello che ha scopato con Ilari, quello che ha scopato quello, il telefonino, io ho scoperto quello. Ma vi rendete conto? Ma che cazzo vi frega? Avevate voglia di trombare l'unica cosa, avevate voglia di trombare qualcun altro. Perché ci dovete rompere i coglioni a noi dichiarando io ho trombato prima quello, quell'altro ha trombato quello, quello ha trombato quello. Avevate semplicemente voglia, com'è normale che sia, di trombare un'altra persona. Questo è da Roma David Parenzo. Buonasera. Sì, sì, non c'è dubbio, ma perché ci vedi qualcosa di è la storia, il dramma di un amore che finisce con tutte quelle complessità che quell'amore si porta dietro. Quindi io rispetterei, io farei questo, rispetterei in silenzio quella grande storia e chiuderei qua. Perché è inutile, chiuderei proprio qua, è inutile stare lì e ricamare la storia di due persone molto molto famose che sono state una attrice, ha fatto tante cose, l'altro un grande calciatore, è considerato uno dei re di Roma. Se ma vuoi mettete che nero tutta. Su bianco che uno può scopare con un'altra persona e la però, risolviamo prima, no? Ma dai, no, forza. È una grande storia d'amore che finisce con tutte... Vabbè. Con tutte le sue drammaticità, quindi io ti pregherei dolce. Di chiudere. La mobilità dolce, di chiudere. La mobilità dolce. La mobilità dolce invece dolce. È un'espressione molto la bella dolce. Perché ti dà l'idea di una città.